Avemo da Rebiglia, aspettiamo. Aspettiamo forse altri, altre persone che abbiano contribuito a Messaggero. Ma bon, ma principio perché un ebogi che ne avanca a Bizzavona, io vengo, vengo e li sorpensi rossi. Stamane abbiamo a risa scregnata, facendo piuttosto un muso, dunque è meglio non compromettermi che la bene immediato. E abbiamo mandato a Paolo Filippi, dunque ai contributori di Messaggero. Paolo Filippi, non c'è mica ordine, Patrizia Catagega, Daniel Marucci, Gian Giuseppe Franchi, di Venegui, e poi dopo, dunque, un comando o a domanda o a ramma, seria come stamane, seria di arrivare appena in caso contribuzione a un numero di Messaggero, e poi dopo gli va appena un bilancio, diremo, tra ieri, 15 anni fa o 16 anni fa, e oggi ciò che li pensano di ciò che l'avevano scritto questi, e poi dopo di una maniera che è evoluita la situazione di letteratura corsa, vista in uso angolo che l'avevano accostato qui in questa rivista, tanto. O se li volevano bene, Daniela, Patrizia, Paolo e Gian Giuseppe. Qual è che da principio? Avete visto questo? È proprio un modello. Come lo chiamano questo captaccio benevolentiae? Ne avete per un'ora e mezza proprio questo. Buongiorno. Allora, per parlare della mia contribuzione questi all'ultimo numero di Messaggero, hai scritto un articolo nata la sessualità in corso. Ha già scelto un soggetto appena interessante. Interessante. Allora, ha già parlato dunque di Rinaldi, sicuramente. Ha già parlato in uno di Marie Susini, senza entrare in dettagli. Di Marie Ferranti, con les hommes de San Stefano, mi pare. E per ciò che tocca di letteratura scritta in corso, ha già parlato di un libro di Giacomo Diera, a Varca e a Maona, dove c'è una scena di violenza estrema, per dire che in generale la letteratura corsa c'era un tema, una tematica che non gli piaceva mica troppo, non gli piaceva mica, soprattutto della letteratura scritta in lingua corsa. Ecco, allora mi pare di voi la farà cambiare appena, oh, non è mica una letteratura, ma mi pare che forse ha cambiato appena, non trovo nei luoghi d'opere che parlano di questa realtà, di un teso di una onda stamane, non mi ricordo più di un nome, Lugia Giammare, che ha parlato di questa tematica così. Ecco. Di una tematica interessante, oggi è un progetto, oggi è un ricordo, quando oggi è giovinito, ha giovinito. No, veramente, posso rivendere un mio articolo, ma so affari, è meglio. Bon, per ciò che tocca a Rinaldi, tutto il mondo sa che è una tematica che si ritrova spesso, una specie di miseria sessuale, cioè da dire, di un narratore che manco in questo dominio così, non ha veramente un piacere, non ha veramente una felicità qualunque. E dunque Rinaldi, il problema di Isabella, abbiamo parlato stamane, è se Rinaldi può essere considerato come autore della letteratura corsa, posto che stamane si è posto un problema, quello che scrive in francese
appartiennent ou non à la littérature corse. Même Ibarisi, ma giuntese, a visto tutta fatti contrari. A même Ibarisi, posto che a Madeira stessa di un romanzo di Rinaldi, di Agorsica. Un narrador non parla mai che di Agorsica. Dunque, penso che si può considerare appena quest'opera Agosti come un'opera corsa. Ma capisco che lo disiano ragionamenti tutto affatto differenti. Per ciò che tocca a Marie Susina, Marie Susini, si trova questa tematica Agosti in uno dei suoi romanzi che c'è o Plein Soleil o... mi ricordo più di udito, Agosti. Due ludie, una tematica anche dell'inceste. C'è una scena appena che è tra sogno e verità, dove c'è una vigliola che gli si pare di aver avuto un rapporto sessuale con un uomo. Dunque qualcosa di veramente forte. De Marie Ferrantino, il primo romanzo, Le femmes de San Stefano, si ritrova questa tematica, Agosti, con una certa libertà che era appena sfarente di questa timidezza, diremmo, quando si parla di trattare questo soggetto, Agosti. E non penso mica che la sia la lingua, è piuttosto la cultura che fa, che può essere un interdetto, più che la lingua. C'è, come si chiama, Jacques Poggioli, che ha fatto un introito a un mio articolo, diceva che a un momento dato in Cervioni, la De Sec, ha pubblicato un dizionario di asessualità e ha detto quelli che non vogliono questo dizionario che li vaccino sapere. Dunque c'è una specie sempre di sentimento di retenue, oui, voilà, esattamente. Che non esiste più del Rinaldi, allora sicuramente, che non esiste più di Marie Susini e che si ritrova di nuovo appena di Marie Ferranti. Dopo ho parlato di due romanzi a te, dunque c'è questa scena così che è violente, di una progressione, e mentre che lui dice questa progressione, c'è una zidella che si va violentata da tre uomini, mi pare. Dunque c'è così un introito violente di questa tematica di asessualità. E ha detto in ucchi della cultura popolare, del canto, per esempio, ci dà un canto di zidella che ha giunteso cantare con della zidella, e che diceva odocchi, odocchi, odocca. Era una risata, era una specie di complicità tra quello che cantava e quello che stava assente. E me ne ricordo di noi che non c'erano i zidelli masci che abboiano cantare questa canzone qui. E zidelle era quasi interdetto, era impossibile di concepire che una zidella potesse cantare questo canto così. Ecco. Tutto questo è dato di 1990, quando è un numero? 98, di buon tempo, mi pare che è cambiato appena. No, appunto di asessualità è vera, quando tu dici è la lingua compromette mica, io no. Ho pubblicato di Kirn un articolo che si chiamava Parlez-moi d'amour, anche tutte le parole sporche. E so quantunque 30 anni fa, mi pare, c'era Le nom de la rose, eccetera, c'era tutto questo. Ma è vero che all'emissione di te a vostra, in l'auditorio telefonete, tante volte, perché c'è un folcloro sporco in Corsica, è assai ricco di estrovolette, di stalbatoi sporchi, ce n'è una manza. E da che lui ne passa uno all'antenna, subito ci sono protestazioni, ma a parte mica a persone un po' ma noi un po' chiaramente non si dice mica sono cose che non si dicono in noi, nel nostro popolo, se cose non sono mica dimesse. È una reazione che ha giunteso parecchie volte. È una questione di cultura, perché la lingua ha una ricchezza, assai ricchezza.
Allora, quando voi scrivete letteratura, uno dei miei testi, non mi ha troppo fatto caso perché giusto appunto era detto un parole soffice, e quantunque di un racconto che si chiama Vifina, degli anni 70, c'è una pagina di masturbazione, una pagina sana, Nimo ha impittato, perché Nimo ha capito di ciò che lo si trattava, pertanto era chiaro, è chiaro, se era stato in francese, aveva scritto le stesse cose in francese, Nimo ci sarebbe sbagliato, in corso Nimo ha capito, forse che è un scoop, è un caso di villa, scusami, sono jeu de mots. No, è vero, Gian Maria te ne ricordi di questa scena? Allora, e perché? Perché era importante questa scena, non era mica di gratis così per fare provocazione, ma ha sempre detto che a Corsica è un solo luogo d'Europa, di governo, in di un disgraziato di paese, che viene di una miseria sessuale assoluta, perché un'amica astruzione per farsi valere, perché un'amica usa per fare anquerone, un chiave mai, in tutta una vita. Un po' mica se lo vale, o se lo valeva nei tempi, in Naiaccio, in Bastia, anche un milione addosso, aveva andato a Magnalis o a Giromo o un altro, e buttava come l'era valato, aveva pagato 3 o 4 bottiglie di champagne a Troia di servizio, e non aveva fatto nulla. È un solo luogo, l'Europa occidentale, perché in altro, un tipo piglia la sua vettura, abbandona la città e una troia, un carruggio la trova. Un carruggio, ma quantunque... Un carruggio in una casa, ma... C'erano i luoghi in Bastia, i luoghi in due lezioni. Per gli iniziati, mica può avere un paesano. Mica povero paesano con né più bestia né più imbecille che a me o che a voi. Senti, io nel mio paese c'era uno che si buttava ad esempio nei borghi di buttano in casa, scusate. Questo sì, ma un compagno no. Questo sì, ma un suo compagno no. Questo era ricordito. Ma non sono mica tutti ricorditi. Non sono mica tutti ricorditi. Io vi posso citare per nome. Vi posso citare per nome 20 persone di un mio paese che erano normali e che non hanno mai potuto appropinciare una ronna. No, ecco, mica nome. Non è mica che in Corsica. No, in altro si stai 50 euro. Vai in della Francia Bruvonda. Giusto per una risata e per parlare appena di un mio libro. C'è una poesia che si chiama O no. Tutto il mondo conosce O no. Ho capito? O no. No, è stato condannato a morte perché invece di accoppiarsi con la sua cognata, tanto era obbligato, la moglie di suo fratello era morta e secondo la tradizione giuva era obbligato lui di biarsi questa moglie. Voilà. E dunque è stato condannato a morte. E la poesia di questa qui, a voce di dirgli, o no? E o no che risponde, non si può manco più pisciare, non si può. Dunque, ci può essere in noi risate anche in una tematica di asessualità. A voi ti lascio. Hai testimonianze? No. No, è testimonianze non di asessualità, ce ne parecchie. Giusto appunto, a voi, posto che io parlo più volentieri, c'è un gruppo che entra a Iribia, o Butano, a canzone Mina Iva Tudante in rock, di tonton che ribia. Qui non si parla mica di asugedà solo, si parla di asugedà come le trasposta, come le fatta, rappresentata in letteratura, è questo che ci interessa. Non ci riguarda mica il fatto di andare a correggere asugedà o a dire asovia, non è mica questo, è una persona. E di vedere come la società è rappresentata in letteratura e quali sono i temi. No, ma un'emissione. Entra un po' con la letteratura. Ma quando monsieur dice c'è una regola, voglio sapere ciò che lui vuole dire, se lui accetta questa regola, se lo faccio augustato, è una regola che la letteratura può francare. Augustato che noi possiamo fare qui, di chi? D'una banda, c'è una maniera di giudicare se cose gusti. C'è una difficoltà, diciamo,
qu'il y ait une espèce de, comme dit, de cadre, de censure, mais de censure positive, d'une culture qui s'impédit, dirais-moi, en public, de dire ou de faire allusion à certaines affaires. Et puis, dopo, j'ai la répercussion, la traduction, c'est questa qui ci intéresse, in la littérature, de sa censure ou de sa mancanza de censure. Ciò che noi vemo qui, io ho constato che l'allusione diretta alla sessualità, attraverso ciò che voi dite, è difficile. C'è, ma è difficile. Ma cambia, l'affare cambia per... Cambia, e giusto appunto, donna, io torno a berire in Augusto, cambia... E generazione che viene nava, mi pare, anche le zie hanno di più, bon, penso a Marco, Biancarelli, a Pier Gambini, di noi che hanno fatto un po' di canzone che parlano di sessualità, che parlano... Sì, ma qui è di teatro, io di Barlui Ganto. Giusto appunto, una delle canzoni che sbucciano dell'anno 2000, si vede che c'è di più su tema che è paleso. Dunque, con autori, vi dico come Gambini, come i Gantelli, come Tonton, come Marco. Hein? Con la consente io pubblico, assai. Yeah. No, al contrario, penso che. No. Penso che la gioventù a consente a se forme, a su mondo in noi. Hein? E che so gente che hanno assai successo, eh? Pier Gambini di un cantatore che oggi è riconosciuto come uno di radio che è di più importante della modernità, di ciò che lo porta in moderna attraverso la musica, ma di noi attraverso il testo. Tra letteratura e cultura, a ciò che tu dici, in seguito a ciò che tu dici, non c'è mica ostacolo, al contrario, c'è anche una trasmissione di messaggio, se capisco, se un canto che fa parte della letteratura è capace di cambiare il comportamento della gente, che qualcosa passa in della cultura. Dunque è un segno di un'evoluzione, no? Che tu vedi tu di noi in un teatro. È più libero, mi pare che il teatro è più libero che la scrittura, c'è una specie di volontà di varie spesso, ma fanno allusioni a tutti i giochi d'occa, sessualità. Mi pare. Ci vorrebbe domandare un avviso a Paolo De Santi, mi pare che forse la parola teatrale è più libera che l'altra. È difficile di qualcosa di... Ah, vengo qui. No, è difficile di parlare di teatro e di sessualità, perché viene inteso in quel teatro c'è quantunque come dice la radio, una volontà di meta, una certa distanza per rapporto pubblico. Non si può mica finalmente fare un teatro di petasessualità generale su che cosa si faccia in un testo, per esempio. Posto che è troppo violento, è troppo presente il teatro. Dunque c'è quantunque un po' una distanza che faccia che forza un tabù un po' governa. Non si può mica allora che schemino una pezza pornografica, perché mica, ma se non abbiamo mica questa volontà qui, siamo ritenuti, ma è piuttosto la forma che ci ritiene, penso, che ha volontà, vedete, mica... E dunque, credo mica che in tanti nei pezzi che abbiamo scritto con Filippo Guerini ci fosse tanta sessualità, ma intanto è vero che abbiamo incontrato un principio stavolta intellettuale e di lì non c'è mica da frenare in qualunque tabù, questa sì. Ma c'è la forma che ci impedisce un po' forza di entrare nei dettagli, dice la radio. Professor De Santo, ci può usare una questione, appunto che poi un incidente un teatro, e la sapete, per ciò che la regia, come che se le corsa, Camillo Peretti, come viene, come
comédienne de théâtre écrivain. C'est toujours un bonheur de voir tomber les masques et de s'apercevoir que les gens nous préfèrent déguiser. Allora, c'è forse una specie di configata della spiegazione a questa situazione di cammino di Perechi, per rapporto a Udeago e ciò che Udeago può portare, notamente, come si dice, la sessualità di tutto. Non mi cai, un soggetto tabù che può... Francamente, è difficile a rispondere. Vuole fare da maschera ghiffare e che ce ne fosse un altro da rito e vedere con un'immagine teatrale che si può ritrovare parecchi ulti, ma in ogni modo voi potete cacciarne centi di maschere, ce ne verrà sempre uno, perché la verità non è mai unica, ma è usato neanche. Io ciò che fosse di forza quantunque è qualcosa, piuttosto un affare di polemica, ma quantunque. Mi pare, non so mica ciò che i donne ci ne pensano, ma penso che c'è quantunque in un discorso da sessualità un affare di machismo che ferma, e che a me mi scomoda un poco. Allora faccio mea culpa un poco, perché certe volte posso cascare di nuovo, ma parecchie volte mi sono detto no, finalmente è sempre l'immagine da donna più o meno all'uso puttana, la donna è una puttana, e qualcosa qui che ferma e faccio il tuo corpo. Può essere che certi tabù caschessini, ma ci sono altri tabù che si mettono in piazza o altri stereotipi che sarebbe per forza di rimettere in causa, e questo in Corsica non avevo mica tanto. È sempre un po', non c'è mai una sessualità spannata come sarebbe a regola, penso, no, c'è un po' un discorso quantunque sputrito massimo anante di donne. Questo è qualcosa che forse ci vorrei affigurare. Ma solo nella letteratura o nella cultura? Ah no, nella letteratura e nella cultura forse... Perché è una questione, perché è un posto, la più almeno, la poi stamane, mettiamo la letteratura come appena messa in causa o critica o avanzo, o avanzata. Simbolica di cultura. Invece qui, secondo ciò che tu dici, mi pare che non ci sia gli stessi tabù, gli stessi gaderi, ostacoli similissimi all'idea che tu hai ideato. Ma penso che io normalmente non siamo mica di più liberati dell'altro. Penso che c'è un discorso di lingua, c'è un discorso di gente e poi c'è un discorso di lingua, non è mica tutto fatto lo stesso. Ciò che aveva provato a fare di quello piccolo articolo di Ghirno, alla fine, l'ha provato a farla per altri temi, l'acqua, eccetera, e di vedere ciò che la rige a lingua, senza sapere che la rige, vedete? Perché c'è un discorso ha di un discorso che vuole andare a gamba di riscontro, eccetera, posso fare, ma tanto ma di roppo nella società. Invece che c'è un discorso che bene l'apparello, che è quello dell'immagine, di figure, di yoghi di parole, di yoghi di spirito, che è un discorso della lingua. E questo è interessante, è come una specie di radio di la lingua, di un cosciente, di radiografia, che palesa un cosciente di una lingua, che si va assai lontano, la sessualità si va assai lontano nel suo discorso della lingua. Ma non si può mica tenere in pubblico, di moro, a barto, se no si faceva un soltanto dell'auditorio, poi non detto, si può tanta un'emissione di radio, vi fate un soltanto dell'auditorio, perché avete rubato una parola sporca, perché avete suggerito una scena sporca, un passamica, ma la lingua è la rige tutti i safari, i rige due figure, i rige due metafore. Un'amica ha un vocabolario più come dire, più normativo, più scientifico, per poter parlare di questo. Tu hai parlato innanzi di masturbazione, ma parola masturbazione in corso è una sega. A parola pedì un sesso maschile, come un lau francese, un phallus o la verge, non l'abbiamo mica in corso. Non c'è mica su ripertorio più accettato oggi da
de la lingua. C'è in de un canto lo stesso, benedicchi i canzoni di sporchi, la chanson paillarde. Hein? Ce n'è assai in Corsica. Ma ciò che si passa oggi è piuttosto una tramutata in dei luoghi dove c'era mica prima, hein? Per esempio come l'ha fatta Brassens per Mélanie, le chansons de salle de garde ont toujours été de mon goût e l'ha messo in un repertorio che era da gente da un pubblico più largo. Allora chi, ma penso che c'è un pudore quantunque di Petacquè e chi l'ha fare. Tradizionalmente ferma assai maschili, come l'ha fatta rimarcare, e chi finalmente la lingua se quantunque mantenuta in un registro di lingua quantunque. La prima ha usato sulla masturbazione, eccetera, eccetera. Veni a poco, dunque la lingua, la trazziera della lingua finalmente è no. No, e poi è vero che è un discorso machista, falico, tutto ciò che mi vuole, un discorso corso, anantasessualità, ma è ricco assai. È un discorso ricco assai, piatto, maschile, ma è non è mica senza bruenda questo discorso, c'è roba assai, all'ingrosso anche. E massimo in le vole, in le passate, ma sempre bravomi. Sempre bravo. Ciò che lui dice di meglio è che infatti ciò che manca di un livello in linguaggio, se capisco, perché non manca mica, ne parliamo così appena da Berte con Daniela, non manca mica a designazione di ogni parte, ce ne sono ancora parecchie, ma sono spesso o considerate sporche, volgari, o allora figurative, sono sempre figure, non c'è che da vedere, fino a vedere in capo ne pochi esempi, non c'è mica bisogno di dire qui, intanto che Bastiaccio, no, intanto che chi Bastiaccio è abituato a dire che Bastiaccio, me ne posso infilare ne pochi, ma mai in un livello che lo dice all'anno di meglio. Dunque è questa che è in causa in della nostra riflessione. Di sicuro non si può mica pensare a una società che non avesse mica che fosse censurata a un punto non poteva dire certe cose, ma accede a un certo livello in lingua. Ah, c'è un discorso di lumi e c'è un discorso di noi segreto di Erone che si conosce meno. Di Erone Fraele. C'è un discorso segreto di Erone e Fraele che si conosce assai meno, che ha un discorso sporco di l'uomo che in caffè basta capiasse appena e poi non c'è mica limite. Giusto un accenno quantunque in su tramuto che c'è stato quantunque per più l'esempio di Ieietto qui, che oggi marca quantunque, fra altri, ma una tramutata, un'inchiustrera in altri registri di lingua, di cultura, di letteratura, perché qui è proprio iconoclasto, l'eroe Ieietto in un ambio di 1900 è quantunque qualcosa d'assai trasgressivo finalmente in de letteratura. Dunque, buon segno, di d'evoluzione in quanto a letteratura. Ecco, forse potremmo passare. È meglio, ogni tanto è meglio quantunque a fare bene a mente la letteratura, ma a fare bene qualcuno dei libri che sono usciti. Dunque, se voi volete sfuggire, sono qui. Forse diamo la parola a Patrizia che la compie questo punto, non da ciò che ti hai scritto in dei messaggeri. Ubuntu, io rispondi a un'intervista di Jackie Poggioli di Betua, dove tu scrivi in corso, ma qui non ci rimaneremo mica perché scrivi in corso, sempre gli stessi affari. E qui di beta aggregazione e tradizione di Ubuntu. Mi domandavo se la tradizione non strangolava mica aggregazione e rispondi a Lebiga che di no. Bella sicura, posto che diremmo un pasta di quantunque di modo più o meno cosciente della nostra tradizione, che aggregazione
dire un habillera normale qui corrisponde a Huida. Ecco. Dunque, ma non so mica posso parlare appena di gioco risento di beta a Stuganto e a sta lideratura, forse, e come so avanzate le cose, posto che negli anni 70 c'erano un epoca d'autori che scrivevano per Uganto e oggi ce ne assai di più. Risorti a Noale Bigaghi, risorti a Ghi a Sguadre Iurigiro, aveva contribuito assai a promuovere la letteratura attraverso Uganto, e più particolarmente tre autori che erano Giacomo Fusina, Giovanni Ramurocchi e Giacomo Diera, ma hanno partecipato anche Juan Giuseppe Franchi e tanti altri, Rina Dugotti e tanti altri. Ecco, dunque, oggi a Chinesimo, e beh, oggi si vede che c'è una generazione nuova d'autori che è sbucciata, una generazione di d'autori che sono a tempo cantarini, che sono a tempo componitori, e poi altri che sono... chi sono scrivani e chi si investisce in onde, chi si abbia in onde della strada di Uganto, come se la fosse questa un affare normale. E sa udore vuole io un momento dato scrivere canzone. A lui manco come riferenti chi sa fa cantare un disco di Campagnoli. Dunque, allora, tutto questo per dire che c'è un'evoluzione e che a poesia cantata, con Uganto vive, campa e si trasmette. Dirà solo per dire di noi che giusto appunto questa generazione nuova che si fa negli anni 2000 promuove un altro discorso, come l'ha già detto, di un discorso assai più certe volte urbano, più moderno per certi, che va di noi con un'altra musica che quella che noi abbiamo conosciuto negli anni 70. Un particolare qui, Nanta Uganto, ci dice in maniera assai naturale che ci sono queste persone che cantano e dunque metti Uganto in della letteratura. E così lo metto in della letteratura e più particolarmente in de noi, perché c'è un fenomeno che è comunque abbastanza interessante di vedere come l'hanno contribuito l'autori a promuoversi gli stessi attraverso Uganto. E questa si dice che oggi un autore, un momento dato, ad andare a scrivere una canzone, non manco una. E parlava di Marie Ferranti. Marie Ferranti, non la conosciamo mica come scrittore di canzone o di poesie. Scrive canzone anche ella. Allora, a conseguenza, scusa, padre, insiste, non da questa, ma a conseguenza... E quantunque una messa in critica della definizione stessa della letteratura. Perché tutto ciò che noi abbiamo imparato qui ci dice a un momento dato che la letteratura è un insieme a sé stato, o manco se qualche sia ramintato stamane, quante noi ci siamo insuttiati di cultura francese, quasi come un rimprovero. E allora qui com'è che non trasponiamo mica o mica abbastanza, o in tutti i casi in ciò che tu dici tu, com'è che tu non trasponi mica se divisi un letterario constatando che ecco un tale ha scritto una canzone e chi è la canzone è dunque viene della letteratura. Yeah. Faggi la letteratura. Se non arriviamo a modelli, a un modello francese, a canzone, non è mica letteratura. Ma di a noi di definisce in noi ciò che noi vogliamo come modello.
E poemo di noi, chi a canzone contribuisce a sai, secondo me, a un movimento letterario dagli anni 70. Allora, io aggiungo qui Estro Spiridoso, dunque di Germana Ezerbi e Elena Onerandi, che hanno scelto, hanno fatto una scelta di un'antologia, una scelta di poesia d'Estro Spiridoso, e l'hanno scelto in della poesia. Non c'è nessuna allusione alla prosa. E non c'è mica spiegazione di questo. Dunque, vuole dire che qui bego, in della sala vedo gente che lavorano per una desa, in particolare Natale Literatura Corsa. Qui c'è una scelta implicita, diciamo, di ciò che è estro spiritoso di poesia. Non c'è mica a prosa, a narrazione, non so mica ammintate. E poi in più, in della poesia, non è mica ammintata a poesia popolare. Quello io già mi rispondo. Dunque, Amore in Merca, non ne manca appena per andare a stuzzicare l'autore o l'autrice. Semplicemente per dire che quando noi scriviamo, quando noi riflettiamo nella letteratura, c'è un'epoca affari che sono evidenti per noi, e poi dopo ci sono forse un'epoca altra affari, un'epoca altre riverenze che lavorano, ma più lì sotto, ancora a dispetto di la coscienza che noi abbiamo di fare questi, perché se io non già mi rispondi, mi pare che io già mi rispondi, uso il senso stesso di odiare e rispondi di la zuffo tra uno e l'altro, la zuffo scherzoso giusto appunto, tra uno e l'altro, e l'estro è assai spiritoso, come lui agiva a vedere un mail di Stiorni qui che annuncia una serata, mi pare 27 di veraggio in Porti Vecchio di a scuola di Zia Beppa. Con Gian Pedro Ristori e mette una piccola video in cui si azzuffano Oliverio Ansé e Carlo Carlo Orsucci si azzuffano ed è meraviglioso lo spirito fa scaccanare tutto il pubblico in giro. Dunque, è questa che voglio dire. C'è anche poesia sapiente, poesia scritta, poesia popolare. Sono tante categorie che vengono appena impastare il nostro giudizio. Daniele, allora, tanto già vi avevo fatto le archivi dei mots, dicine di più. Pro radio. C'était à la demande de Jackie Poggioli. Elle m'avait demandé d'écrire sur la pièce Arimigne, dans laquelle j'avais joué en 1974. Alors, je vais dire Arimigne. Oui, alors pour les jeunes... Arimigne, c'était, on avait mis en scène les minutes du procès du Niol que François Flore nous avait donné. Il avait retrouvé les minutes du procès. Et Renato Gotti avait, à partir de ces minutes, avait écrit une pièce qui s'appelait Arimigne, qui mettait en scène donc ce procès. Et alors, je parlerai de mon expérience. C'était le retour en Corse. C'était donc la période du Riacuisto, avec tous les espoirs. Et c'était Dominique Tonio, Domenico Tonio, avait créé avec Saverio Valentini un théâtre de recherche qui s'appelait Teatro Paisano. Et donc, nous avons travaillé sur ce thème. Et
dès ce retour en Corse, donc j'étais de plein pied dans la culture corse et pour moi ça avait été une aventure très importante puisque c'était être partie prenante du peuple corse et tout ce travail autour de cette mémoire, c'est aussi redonner la mémoire à cet événement qui avait été dramatique pour le peuple corse. Mais moi, je l'avais vécu comme quelque chose... bon, il faut dire, il faut nommer les choses, mais sans esprit de revanche, sans haine, pour justement avancer, construire l'avenir. Parce que... Si on éprouve toujours de la haine par rapport à quelques individus ou quelques pouvoirs ou quelques institutions, c'est condamner notre avenir. Et c'est pour ça que bon, moi, j'avais été... Bon, pour toutes ces raisons, et en plus, bon, les jeunes ne le savent peut-être pas, mais bon, on a dit qu'on a Casatagurts, et... c'était par rapport à mon histoire aussi une façon d'ouvrir la Corse au monde méditerranéen, parce que pendant ces siècles passés, la Corse, on a contraint les Corses à voir que dans le nord, avoir le regard byzantin-sous, en se coupant de son environnement naturel qui était la Méditerranée, bien que les Corses aient contribué à être les gardes-jum de l'empire colonial français. Donc c'était le coupé de son environnement, l'Italie, la Sardaigne, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient. C'était vraiment construire un imaginaire qui n'était pas en fait le nôtre. Et donc cette pièce, c'était faire appel à des écrivains espagnols, des écrivains algériens. Il y avait même une lettre de Napoléon qui avait été traduite en Corse. Donc c'était tout ce brassage... de poètes, d'écrivains venus de la Méditerranée. Et pour moi, c'était être comblée. En plus, bon, j'avais eu la chance de... Tonio, il m'avait donné le flambeau et je devais danser sur la musique de Amoresca, qui, on sait très bien, symbolisait cette danse pour tenir tête aux musulmans. Donc, bien que je ne sois pas musulmane, je me sentais comme symbolisant la réconciliation entre le peuple corse et tous les rivages qui bordent la Corse et de la Méditerranée. Et ce qui était important aussi, c'était le rapport au corps. Tonio avait travaillé avec un grand metteur en scène qui s'appelait Grotowski, qui était un Polonais, qui était un grand, grand bonhomme. Et le rapport au corps, c'était important parce que nous avons quand même un problème avec le rapport au corps dans notre île. C'est une espèce de rigidité qui peut s'expliquer, certes, par l'histoire, puisque les hommes étaient beaucoup dans l'armée, l'éducation, les tabous. Donc, on est plutôt sticky, hein, encore aujourd'hui. Et je me souviens, quand Tonio avait introduit la danse, les tam-tams et tout, on était très, très mal vus. Tonio était très, très mal vu. Et qu'on allait sous ton tout qui se barque, un coup, et tam-tam, et on aimait qu'à notre culture. Ça avait été très violent. Certains avaient été très violents. Et en fait, on voit aujourd'hui, justement, l'évolution à travers la musique, combien la musique, aujourd'hui, introduit ses instruments dans la musique corse. Et qui crée à partir de sa culture, mais qui s'ouvre aussi à d'autres influences. C'est ça aussi la création, c'est ne pas rester figé sur un passé, parce que là aussi c'est morbide et on ne peut pas innover. Voilà ce que je peux dire. Hein. Si vous avez des questions. Pardon ? Voilà, absolument, voilà. Oui, oui. Non, mais il ne faut pas oublier, mais ne pas être dans le ressentiment. Voilà, c'est tout. Il faut prendre acte. Voilà. Voilà. Alors, et la poésie et l'écriture personnelle. La poésie, parce qu'on n'a pas tes poèmes ici, mais
Voilà, tu écris, tu as été publié récemment. Ben oui, mais je ne sais pas si vous avez lu. Non, mais alors, cette poésie, comment se marie-t-elle avec cette expérience ancienne et avec la propre affirmation identitaire qui est la tienne? Ben, la poésie, bon, d'abord, j'ai beaucoup écrit des articles. Et je me souviens avoir écrit dans... Comment s'appelle cette revue? Oimé. Non, je ne me souviens plus. J'avais écrit un article sur l'immigration. Bon, moi, j'ai une formation d'économiste. Et en fait, j'ai écrit cet article de façon très, très poétique. Pas du tout ni sociologique, ni économiste. Et c'est après coup, j'ai fait un texte de prose poétique sur l'immigration. Comment s'appelait la revue? La revue Contraste. Voilà, Jean-Marie doit s'en souvenir. Et en fait, la poésie, je pense qu'elle était toujours présente dans mes textes, mais pas de façon aussi... Disons qu'il y avait les germes. Et c'est à la mort de mon père que je me suis sans doute autorisée à écrire de la poésie. Et c'est là qu'en 2001, que j'ai commencé à écrire de la poésie. Mais ça m'est venu, je n'ai pas décidé. Je n'ai pas dit, ah ouais, il y a écrit une poésie, non. Et oui, in francese, par qui... Ah, j'ai écrit un texte en Corse, dans un messager aussi, qui s'appelle Le salut de l'armée française, Adios scritti in Corse, mais in août. Mais ce n'est pas une décision. Par contre, dans ce que j'écris en ce moment, j'ai beaucoup de dialogues en Corse, mais ça me vient. Je ne dis pas, ce n'est pas quelque chose de... Bon. Et Omé Pinsamen, c'est une amie qui me l'a fait remarquer lorsqu'elle a lu le manuscrit de mon roman. Elle m'a dit, tu écris en Corse. Alors je lui dis, ah bon? Elle me dit, si, les constructions de tes phrases, c'est la construction est, en français est écrite en Corse. Et c'est vrai que j'ai remarqué, en fait, souvent quand je faisais lire à Henri, il me disait, mais c'est pas français ce que tu écris. Alors je lui dis, non, mais ça fait rien, je le laisse, parce que la construction, le verbe, le sujet, le verbe, le complément, et je le mets à l'envers. Et des fois, je redresse les phrases. Et ça, parce qu'en fait, mon imaginaire, bon, à mes mamans, par exemple, au c'est une parigi, hein. Et mon imaginaire, je pense, bah oui, il est complètement de culture corse, tu vois. Mais écrire en Corse, bon, bah, ça me demanderait beaucoup d'efforts parce que Imbasti, ni quoi là, il y a par là. On parle, on connaît. Voilà, c'est. Plutôt que de se poser cette question en termes de. D'obligation. Difficulté ou d'obligation. Mmh. Essayons de poursuivre dans l'idée que tu as énoncée, celle de fond d'une impulsion, un peu comme ça, sans projet délibéré, qui te porte à une expression, mais lorsque tu la reprends, tu t'aperçois, ou d'autres personnes, d'autres témoins, jugent que tu écris en français, mais dans une marge du français, où... se révèle une postulation qui est celle penser. Du bilinguisme, hein, pour dire les choses un peu rapidement, ou d'un bilinguisme qui n'est pas à ce moment-là formé de la juxtaposition de deux langues, mais du croisement de deux langues. Ce qui pose un problème, hein, ce qui pose un problème pour la littérature, j'entends, pour la reconnaissance du texte littéraire, non pas pour l'expression, puisque chacun d'entre nous a dans son référent personnel plusieurs exemples de mixité comme ça entre le corse et le français qui sont extrêmement expressives, des mots qui sont plus expressifs que les deux mots correspondants en corse et en français, hein, bien sûr. Mais c'est cette question-là de l'accession, comme on parlait tout à l'heure, du genre qui vient en quelque sorte bousculer la hiérarchie générique d'une littérature instituée, est-ce qu'on a le droit, alors là je m'avance, hein, je marche sur des œufs, hein, est-ce qu'on a le droit de revendiquer une dignité littéraire pour un langage qui est entre les deux?
Mais par mon histoire, je suis entre les deux. Je ne veux pas, parce que c'est quand même aussi, il faut le dire, un problème qui se pose aujourd'hui chez nous, c'est qu'il faut choisir. Et là, l'autre jour, j'ai fait une petite intervention, être d'ici et d'ailleurs. Et tous, enfin, moi, je pense que je ne vais pas me mutiler, ou mes babounemika gourts, ou à mes mamés gourts, mais je n'ai pas envie de m'amputer d'une partie de moi, qui est celle de mon père, je l'assume totalement. Et mon imaginaire est aussi irrigué par cette histoire kabyle, algérienne. Elle est aussi irriguée par la culture française. Et je pense que aujourd'hui, c'est vrai que peut-être que nous faisons des progrès, mais c'est vrai que c'est difficile. Ça a été un moment difficile, puisqu'on m'a même demandé de quand même changer de nom. Bon, que je provoquais, etc. Que fallait que je répète à Casata d'Imam, hein, qui me dit « Ah, mais ça s'entonne ». Et Dieu sait que, bon, ça, c'est quand même important de le dire à la jeunesse. On peut, parce que je connais des gens qui finissent en I et en A, comme je dis le I d'idiot et le A de Anne, j'avais écrit ça dans un article très provocateur, et on a nous d'Adigourt, hein, qui connaissent rien à la culture, etc. Donc, peut-être qu'il faut prendre conscience que, voilà, ben, les patrimoines bougent, les identités bougent, et qu'on est dans le mouvement, et que je pense, ben voilà, j'hérite de ce mouvement, mais comme tout le monde en Corse. Ça a toujours été. Qui n'a pas un père ou un grand-père? On a un grand-père italien, suisse, russe, il y a eu des Yougoslaves. Donc, on est dans le mouvement. Daniel, pardon, mais la littérature. La littérature, ben moi, je ne sais pas si ceux qui décident de ce que j'écris, si c'est corse ou pas corse. Moi, je dis tout simplement, j'écris, je suis une femme qui écrit. Et moi, je n'ai pas envie d'être enfermée. J'ai pas envie d'être enfermée dans ou la corsitude, la francitude, ou je ne sais pas trop. Je suis une femme qui écrit, voilà. Si ça touche les gens, ben, je suis contente de partager. Si on n'aime pas, ben, j'ai le droit du public. Hein. Moi, je ne suis pas dans ce narcissisme au point que je demande à être aimée de tous, non. Je comprends qu'on puisse ne pas m'aimer, hein, aimer ce que j'écris. Mais en tout cas, j'ai des choses à dire. Mais ça, bon. Moi, j'ai des choses à dire. Je suis profondément, charnellement attachée à ce pays, qui est la Corse. Je suis profondément méditerranéenne et surtout humaniste et ouverte au monde. Parce que moi, le jour où j'ai découvert Stig Dagerman, qui est le Rimbaud de la Scandinavie, quand j'ai découvert ses livres et qu'il parlait de la mort de sa mère... bon, parce que on a tout, voilà, moi aussi, j'ai eu ma période de dinguerie hein, à 20 ans. Je me suis dit, bon, là, il faut arrêter mes imbécilités. Ben oui, même les gens du Nord ont de la peine quand leur mère meurt et qu'ils écrivent d'une manière extraordinaire ce rapport à leur mère, etc. Moi, j'avais perdu la mienne. Et à partir de ce jour-là, je me dis, je ne serai jamais enfermée dans une quelconque pensée dogmatique. Et on peut défendre la langue corse, toutes les langues minoritaires opprimées, et pour cela ne pas être fermé et rejeter l'autre. Voilà, moi c'est ça moi, mon écriture. Bon, c'est aussi peut-être les souffrances, parce que bon, ben voilà, mes casates, hein. Puis que j'ai eu une liberté de ton qui n'a pas plu à certains. Mais en fait, c'est de l'amour que j'ai. Quand on a de l'amour, si on ne dit pas les dysfonctionnements d'une situation, moi, je crois que ben, c'est qu'on n'aime pas, c'est qu'on va dans le sens du poil. Et que, voilà, moi, je crois qu'il faut des voix libres, une littérature libre, émancipée de tous les dogmes, quels qu'ils soient. Merci, tu as élargi. Hein, tu as élargi, oui. Voilà, le constat que l'on peut faire, quand même, à propos de cette possibilité pour une expression en langue française d'intégrer un certain nombre de significations qui appartiennent à une autre langue dans la langue française. On peut quand même faire un constat que nous avons une difficulté, nous, à la reconnaître, ce glissement, hein, cette évolution de notre expression, en français même, qui intègre des mots d'origine corse. Nous avons de la difficulté, notre débat en témoigne. Alors que
l'institution que nous, l'institution littéraire que nous jugeons comme minorante et exclusive, l'a intégrée depuis longtemps. La mixité du langage, je sais pas, on n'a qu'à penser à un chamoiseau ou un confiant, un glissant. On voit bien comment cette mixité est en quelque sorte constitutive non seulement de l'expression littéraire, mais de la reconnaissance. De la reconnaissance. Et on voit comment les choses, dès lors que l'on passe de l'ensemble de l'espace francophone à l'espace italophone, on voit bien que cette question n'a même pas eu besoin de faire l'objet d'une transgression historique, d'une reconnaissance par l'institution, puisqu'elle est constitutive de la manière dont on considère la langue dès les origines, puisque la continuité se fait naturellement, sans heurts, sans chevauchement, sans col à franchir, entre les différents aspects dialectaux d'une même langue. Et c'est pareil dans l'espace hispanophone, par exemple, quand on considère les littératures, je sais pas, uruguayennes, paraguayennes, mexicaines, par rapport à l'expression castillanophone. Voilà. Il n'en reste pas moins, là je me tourne encore vers les gens qui préparent une thèse du côté de la salle, il n'en reste pas moins que nous, Corse, écrivant en Corse ou en français, nous nous posons des questions qui souvent peuvent paraître dépassées par l'histoire même des idées dans la situation linguistique de référence. Alors que faut-il y voir? Je ne sais pas, faut-il y voir une marque de minoration persistante? Faut-il y voir une difficulté? Je ne sais pas, mais ça reste un problème. On voit que nous constatons qu'il y a aujourd'hui encore des freins là où, dans l'ensemble auquel nous appartenons, dans les ensembles auxquels nous appartenons, eh bien, ces freins n'existent plus. Alors donc, je voudrais... Moi, juste, je voudrais dire juste une petite chose. Au contraire, je pense que ces freins-là, si certains les considèrent comme des freins, moi je considère que, et vous, je pense vous avec moi, que c'est une grande originalité dans la création littéraire. Et je disais à Philippe, là, je pensais à Jacques Fousine, justement, quand il écrivait dans Le Puits de l'Ermite en français. Et je me souviens de ces vers qui m'avaient à l'époque frappée, parce que justement, j'avais retrouvé cette façon d'écrire en Corse, en français. Fais le cercle, mon intelligence, fais-le. Enfin, cette répétition. Et je pense que c'était de sa part, je ne sais pas si c'était conscient, mais moi, je l'ai perçu à l'époque. Je savais que tu en parlerais. Mais pas... Voilà. Non, moi, je voudrais dire que les langues ne sont pas antagonistes et que chacun s'exprime dans la langue où il est le plus à l'aise et que c'est le patrimoine. Moi, je pense aussi aux Algériens qui écrivent en français. Et le dernier là, qui a fait y avoir le Goncourt, mais évidemment qu'il n'aurait jamais eu, c'est Kamel Daoud. Quand je viens de lire son bouquin, qui est une pure merveille, « Meursault contre enquête », tu l'as lu? C'est vraiment extraordinaire et c'est un enrichissement. Donc là-bas aussi, il y a ces débats, hein. Ouais, entre la langue amazigh, la langue arabe dialectale, et c'est parce que c'est les restes de la colonisation. Mais est-ce que pour autant ces gens vont s'amputer? Puisque, moi, je pense que non, quoi. Je crois quand même que ce débat est dépassé aujourd'hui chez nous. Alors, Gian Giuseppe Franck. Merci Daniel, hein, merci. S'il faut parler de notre contribution d'il y a 20 ans au numéro de... Oui, non, de toute façon, j'ai la voix assez perçante, on a dit aux années. Non, s'il faut parler de cette contribution que nous avons été quelques-uns à apporter au numéro
à Messaggera. Bon, moi, mon texte était intitulé « Une nouvelle poésie corse et alors ?» Bon, c'était nouveau il y a 20 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je disais date de 20 ans et donc porte bien son âge. Hein. Je commençais par m'étonner, je m'étonne encore, de cette profusion de... Je m'en étonne encore, oui, je m'étonne encore de ce dont je m'étonnais à l'époque, de cette profusion de la poésie en Corse. Depuis toujours, oui. Tous les événements de la vie quotidienne, spontanément, étaient mis en vers, oui. Même de la façon, enfin, d'une façon dont, qu'on pourrait estimer artificielle. Vous venez de perdre quelqu'un, votre réflexe normal ne devrait pas être les octosyllabes. Et pourtant, de vraies improvisations se faisaient en octosyllabes, bon, pour les brinks, pour les mariages, pour les... Je veux dire, la poésie, ou du moins la langue versifiée, hein, parce qu'il faut peut-être faire le distinguo entre la poésie et puis la versification. Hein, mais il y a un talent de versification en Corse. Bon, je ne veux pas dire qu'il est unique au monde, parce que je ne connais pas les autres pays, les autres civilisations, mais c'est étonnant. Il est étonnant que n'importe quelle occasion de la vie quotidienne engendre de longs poèmes, et ma foi, fort bien, techniquement, d'excellentes factures. À un moment donné, dans Corse Matin, dans le quotidien, era Chuta Amour, così, uno aveva qualcosa di, a régie en poésie. Le lendemain, l'autre répondait en poésie, ça durait, il y avait comme ça des joutes poétiques, par écrit, qui n'en finissaient pas. Avec Dieter Wurst, c'est pareil. Tous les jours, il y a des gens qui sont capables, tous les jours, de faire un excellent. Bon, c'est du traditionnel, c'est tout ce qu'on veut. Mais tous les jours, vous avez des auditeurs qui nous proposent d'excellents textes rimés et d'excellentes factures. Bon, c'est étonnant. C'est étonnant quand même, cette profusion, cette fécondité de la poésie dans la société corse. Je veux dire, les exemples seraient multiples. Il semble que, un peu comme dans la tragédie classique, où il semble que, effectivement, spontanément, les gens parlaient en alexandrin. Mais nous, c'est vrai, c'était vrai. Nous, on ne se forçait pas. Spontanément, on ne parlait pas en alexandrin, mais en octosyllabe. Bon. Donc, il y a ce terreau qu'on appellera poétique, en prenant garde de ne pas confondre la poésie et la versification. Mais la versification, il faut être doué. Je vous avoue que j'envie et j'admire le talent versificateur de beaucoup de nos compatriotes, et j'aimerais en avoir la moitié ou le quart. Hein. Pas seulement les improvisateurs, mais même les gens qui écrivent tous les jours des bons textes. Bon, alors, une nouvelle poésie corse, je disais, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vrai que ce qu'on entend aujourd'hui par poésie, ce n'est pas seulement le fait d'accoupler les rimes et que les pieds soient dans le nombre voulu. La poésie, c'est... Sinon, vous avez de la prose. Vous avez la prose qui vous permet d'exprimer votre idée. La poésie, en dehors du plaisir de l'euphonie qui habille les idées, mais la poésie, c'est quand même autre chose. C'est quand même le choc de l'image. Hein? Il y a la célèbre la formule, le poids des mots, le choc des photos. La poésie, c'est pour toutes les langues, hein, pas seulement pour le corse, c'est le choc de l'image, c'est-à-dire c'est le mot qui donne à voir. C'est l'image aussi inattendue que possible. Hein, dans le classique, on attendait au contraire la rime, mais dans la poésie moderne, ce qu'a apporté au monde la poésie moderne en général, le XXe siècle, c'est quand même, sous l'impétus du surréalisme, c'est quand même le choc de l'image, c'est l'ouverture, c'est l'explosion. Bon sang, mais c'était ça. Bon sang, mais c'est bien sûr. Mais oui. Quittant tes paroles, je vois. Voilà, le poète, c'est celui qui donne à voir, c'est le voyant. Bon, on l'a dit, on l'a répété. Alors, c'est vrai que la nouvelle poésie corse, ça a été cela. Pas tellement la mienne. Moi, je veux dire, je suis resté très, très en deçà. Hein, très en deçà, on peut en parler quand on a fait Rigir.
Bon, vous avez des gens comme Fusine qui sont apparus, ou comme Thiers, c'était des météores. Hein, ils étaient portés par... ils étaient portés par les techniques du surréalisme, surtout. Hein, le surréalisme vous a beaucoup nourri au départ. Après, vous en êtes un peu revenu. Mais parce que vous avez fait des chansons, et que les chansons ne pouvaient pas être totalement surréalistes. Bon, il fallait qu'elles soient quand même comprises. Mais le choc... L'impétus du surréalisme a fait éclater une nouvelle poésie corse, en particulier d'Henri Gir, où ça a été poursuivi par Bonanno, ça a été poursuivi par Patrizia, par Di Meglio. Bon, c'est une veine. Moi, personnellement, je restais en deçà parce que j'estimais que, d'abord parce que ce n'était pas mon inspiration naturelle, et ensuite j'estimais qu'une langue qui s'adonnait à une nouvelle littérature et une nouvelle poésie, ne pouvait aller qu'au bout de ses possibilités intrinsèques du moment. C'est-à-dire que pour moi, la langue était à ce point de maturité pour être un peu inspirée de symbolisme, des gosses et gousses, mais sans plus. Oui, je suis resté dans ce que j'avais à dire, dans le registre que je sentais être le mien. Mais je saluais dans cet article justement cette floraison qui avait fait éclater les coquilles. Des coquilles que moi, je n'avais pas... Voilà. Hein. Donc, c'était ça que je disais un peu dans cet article. Et dans les thèmes, évidemment. Hein, « In piazza Zappa Mohamed » ou... Bon, chose qui, on l'a très bien dit ce matin, sortait du registre traditionnel et des thématiques usées du discours corse en général et de l'écriture corse en particulier. Voilà. Hein, il y avait quand même l'apparition, l'irruption du monde moderne dans les thématiques et dans les formes, ben, il y avait les influences de tout ce qu'il y avait de moderne, chacun allant plus ou moins loin à la mesure de sa propre envergure. Quoi. Il y a Jacques Fusine qui avait imaginé un récit où un poète d'écriture se trouvait attaqué en poésie par un poète d'Iliamé Risponde. Et très vite, le poète d'écriture, entre guillemets, il s'avouait vaincu. Il était battu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a mis la chose en scène. Il y a Alain Di Meglio qui a joué le rôle du poète d'écriture, et je crois que c'est Parigi, ou Mère di... Paolo Zanto Parigi, qui, elle, a attaquato une poésie. Et il a gagné, je veux dire que... Hein, et il a fini, je me rappelle de l'attaque finale, parce qu'Alain hésitait un petit peu. Il lui a dit « Ado risposta, a mi manderai ber a bosta ». Je ne sais pas si tu te rappelles. Hein, ça fait partie des souvenirs douloureux. Ah non, alors, douloureux. Moi aussi, j'ai un souvenir douloureux que je raconterai tout à l'heure. Ferrandi en a fait une chronique, d'ailleurs. Elle est repartie de la nouvelle dans les maîtres de chant. Et elle a refait une chronique sur ce fait, comme ça, qui était très, très bien. Mais qui de nous n'a pas vécu cette expérience? Alors, moi, je voudrais dire, pour aller tout à fait dans le sens de ce qu'a dit Gian Diazepio, à propos de cette espèce d'attirance vers une écriture poétique libre, enfin libérée de la versification du maître, et toute en quelque sorte passionnée par le surréalisme. Donc j'ai commencé comme ça, effectivement, à rédiger. D'ailleurs, je me rappelle certaines frictions hein, dans le comité de rédaction ou dans les embryons de comité de rédaction. Hein. Voilà. Voilà. Mais alors voilà, j'ai fait un voyage avec un car plein de poètes du Iliamé Risponde. Nous sommes partis de Bastia et nous sommes allés jusqu'à Gibelline en Sicile. Et nous avons fait des haltes comme ça dans tous les pays, toutes les régions où se pratique une poésie orale populaire. En Toscane, avec l'Ottawa Rime, etc., etc. Jusqu'à Gibelline, jusqu'à l'Institut culturel à Gibelline, où se trouvait en quelque sorte le point d'arrivée de cette migration, hein, très instructive. Et là, pendant tout le voyage, ils improvisaient. Je peux vous assurer que c'est un enfer. C'est un enfer. Des kilomètres d'improvisation, malentendu. Et alors, vous êtes sollicité. Alors, vous essayez. Vous ne voyez pas le paysage. Vous ne voyez rien. Profitez de rien.
vous vivez toutes vos infirmités, toutes vos insuffisances. Vous bricolez trois rimes, elles ne provoquent que des éclats de rire ou des mines apitoyées ou des propos de commisération. En revenant de là, je me suis juré de... Voilà, j'ai écrit un bel article sur le Tiens me répondent où j'ai essayé de minorer ce qu'est le Tiens me répondent en disant que ce n'était pas autre chose que de la conversation quotidienne rimée. Bon, je n'y croyais pas trop, mais il y a effectivement, c'est ce que disait Yann Yazé, hein, je crois qu'il y a confrontation de modèles différents, hein, de modèles de choses différentes. Et qu'est-ce que la question, me semble-t-il, est qu'est-ce que nous pouvons en faire? Comment nous approprier sans les araser ces différents sous un moule commun, ces différentes postulations qui toutes sont constitutives de notre culture. Comment la diversité peut-elle exister à l'intérieur même de notre culture? Daniel en a parlé à partir de points de référence qui sont des cultures, des origines différentes, mais à l'intérieur même, depuis longtemps, à l'intérieur même de la culture corse, voilà, Spoudigagours, ces postulations différentes existent. Comment les marier? Voilà. Pardon. Les proverbes, à 95%, ils riment. Hein, ouais. Dans aucun autre pays. Voilà. Aux États-Unis, il y a des joutes organisées aujourd'hui. Hein, il y a des joutes. Enfin, aux États-Unis, oui, il y a des joutes organisées. Il y a des joutes organisées par des jeunes, qui sont des jeunes très jeunes, hein, et ils font ça dans des espèces de clubs. Ben oui, voilà. C'est du Tiens me répondent en anglais. Et voilà. Ouais, voilà, non, mais c'est la même technique de joute, hein, avec un. Au Brésil. Ben oui, il n'y a pas qu'en Corse. Mais non, attends, au Brésil. Premier soir. Le premier soir où j'arrive à Fortaleza, on nous dit il y a une soirée, et là j'assiste à des Tiens me répondent. Je croyais rêver. Mais en fait, c'est au Portugal, ça vient aussi du Portugal, donc en Méditerranée. Je crois que dans toutes les cultures, il y a toujours ces formes. Tu vois, moi je veux te dire que c'est pas. Il y a des endroits où c'est pas quelque chose qui reste quelque chose de traditionnel. Non, c'est dans la vie. Hein, quand tu vois ces jeunes aux États-Unis, il y a même eu un film qui a été fait, je me souviens plus du nom du film. Un très beau film où tu vois ces jeunes qui joutent là et qui vont vraiment jusqu'au bout de la compétition, des fois en s'acharnant vraiment. Quoi, mais, la France n'est pas poète. Non, moi je voulais revenir un petit peu sur le propos de Yann Diazep, sur une partie qu'on a eue en aparté et sur le fait aussi de définir sa poésie en allant au bout de la langue comme ça et de voir toutes les potentialités. Et j'étais en train de me demander si... On parlait tout à l'heure de la traduction et il me disait, moi j'ai beaucoup de problèmes quand même sur... le fait que je trouve que traduire, c'est impossible. C'est impossible, je dirais, c'est impossible. Et je me demande, justement, par rapport à tout ce qu'on met dans une poésie en Corse, si, au-delà du fait que le public qu'on peut trouver, il peut passer par la traduction, c'est normal que les œuvres puissent s'exporter en prose, c'est beaucoup plus évident, en poésie, ça me paraît aussi utile. Sinon, on se confine au lecteur corse au départ et c'est peut-être pas un horizon valide pour un poète. Mais en même temps, est-ce qu'on ne doit pas se résoudre et cultiver le fait qu'il faut laisser une partie de l'œuvre en langue corse, la laisser analyser comme ça et la laisser vivre comme ça parce que ben, y a un univers de connotation, il y a quelque chose à faire là
qui ben, ne devrait pas être le fait de la traduction. Moi, je me demande aujourd'hui si tout doit être traduit et tout doit être donné. Parce que c'est une vraie tendance. Hein. Je vois là les derniers ouvrages qui sortent, Estrus Spiridos, ou et puis de plus en plus, tout ce qui est publié en poésie, pratiquement tout ce qui est publié en poésie aujourd'hui, l'est fait de façon bilingue. Mais je me demande au fond si une partie de l'œuvre corse, ça vaut aussi je pense pour la Corse, doit être traduite parce que je pense que ça nous prive un petit peu de cette culture, de l'univers de connotation que ça comporte de façon intrinsèque. Hein. Et voilà, c'est une vraie question que je me pose aujourd'hui. Et Duan Diazep, finalement, la relève bien parce que au-delà des écoles qui peuvent nous inciter, nous mettre dans la modernité comme le surréalisme et comme tout ce qui est parti de Ritschir, il y a aussi cette démarche-là qui donne de magnifiques textes et qui sont sous-tendus par, bien au-delà de la langue, la culture de la langue. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui mérite d'être recultivé aussi et d'être réhabilité. Et malheureusement, la qualité du lectorat ou des études ou des anthologies font qu'on a des difficultés là-dessus. En fait, au niveau de la traduction des œuvres, des poésies... Non, mais je ne reste pas. Je pose une question à un lundi Meillot. Ah, pardon. Je voudrais savoir si vous parlez de traduction a posteriori ou de traduction simultanée, parce que pour moi, la traduction n'enlève rien à nos œuvres, en ce sens où elle intervient après la première, je dirais, avec l'écrit initial. Au contraire, elle permet de diffuser quelque chose qui n'aurait pas existé sans la traduction. Donc elle enrichit finalement... Le premier écrit. Donc je voulais savoir si c'était traduction simultanée ou a posteriori. Mais en fait, simultanée, c'est évident. A posteriori, c'est déjà plus, comment dirais-je, plus conforme dans la mesure où la traduction qui vient a posteriori, elle a un mérite, à mon sens, c'est que l'œuvre a déjà existé avant. On trouve qu'elle mérite d'être traduite et du coup, c'est une forme de reconnaissance. Donc, c'est bien. Tandis que la publication traduite simultanée a une certaine prétention. Maintenant, je ne veux pas non plus condamner tous ceux qui publient en traduisant de façon simultanée. Non, la vraie question que je me posais, c'est que certaines œuvres, peut-être, qu'elles méritent de n'être pas traduites et cultivées intrinsèquement dans leur jus culturel initial. Voilà, c'est une question que je me pose. Juste une affaire. Per Ivan, appena ciò che legge Patrizia prima, di Beto a Egonzone, Boiui, a Boesie, messa in musica. Un momento di ciò che conta, e dire non ta riflessione, non ta traduzione, ciò che conta spesso di so la letterazione, so Boiui, a sonorità di a Boesia stessa. Boiui che la traduzione non è mica un'obbligazione, un momento dato, per far passare un messaggio a Boiui, un intimo. La riflessione non è la traduzione, gioca anche non è la sonorità di la lingua, di Ardina. Per esempio, ciò che faccio a Vursa, io penso, mettiamo a Bolivonia, ciò che avete cantato per i Giochi Olimpici. Boiui, un momento dato, il pubblico, dire un fatto di un cabì, di un passare, senza la traduzione, che un momento dato per arrivare appena a poesia, a viure, sono le viure che sono inventate, da redo a sonorità, da redo a, diremo, a un immaginario che si costruisce Boiui per istrarre. Un momento dato c'è anche questo aspetto qui, bon, è giusto una riflessione a suo livello qui. Una rimarca di non tanta traduzione, sono d'accordo con ciò che l'ha detto Emanuela Benadicchi, io francamente sono contro le pubblicazioni bislingue subito, una come l'Ittori perché è un legge che parte in corso, dunque non vengo mica perché ha di comprare 150 pagine per un legge all'imica bon, e avere un libro grosso così per nulla, ma bon, qua è parrita, ma a tempo penso che
la maggior parte dei lettori, sì, i libri sono pubblicati in due lingue subito nella legge francese e dunque mi pare un piccato e un pericolo. Dunque dopo sì, tre mesi dopo, sei mesi dopo, è normale, ciò che si faccia per le pubblicazioni in inglese, in italiano, in ciò che vuole, quando è là una qualità, chi ci vuole. Il secondo punto è vero che a tempo si può dire, tutto si può traduce e nulla si può traduce. E lui so bere, tutto si può traduce perché ogni idea, ogni vondo di pensamento si può rendere in porta che lingua, a tempo non si può mai rendere tutte le connotazioni che ci sono in una lingua. E dunque la traduzione si sa che porterà 80% del contenuto. Dopo la rivolta, quantunque un poco, non tautiamo e risponde che ognuno è meravigliato dalla sua qualità e non andare mica a tamante ammirazione. Benedicchi a spesso non ti mi risponde ci sono 8 villari meravigliose a mezza 8.000 con sono manco goffi ma con sono né belli né goffi perché a spesso non ti mi risponde è normale in dell'oralità vale anche per l'Iliade dell'Odissea ci sono i versi, mezzi versi che sono fatti con Achille più rapido con il divin fils de la Herte industrieux Ulysse è un verso bon, che è pas occupato il terreno e non ti mi risponde c'è a spesso a vassi che mi nabbega a vassi che ha capito bon, qualità letteraria quantunque bon, dunque a tempo. A tempo qualità globale, perché c'è una qualità dell'improvvisazione, di un travaglio di diversificazione, ma un diciario mica che è sempre meraviglioso, invece che mi pare che nella poesia moderna scritta ogni parola conta. E tutti mi risponde no, conta un movimento. Allora io per conto mio, come ne abbiamo parlato, poi via del caffè, invece noi lavoriamo, io ho aiutato un babare, dunque è giusto alla corta così per dire che c'è una slancio di Geremo e la creazione che si impippa di minorazione o contrario di libertà e che di scrittura, espressione, creazione di un mondo nuovo giusto appunto perché chi si scrive. E poi dopo c'è la condizione di un ricevimento di l'opera una volta che l'è prodotta. E questa è un'altra riflessione, è un altro dominio, un'altra andatura, e in particolare quando si tratta di una lingua che non è mica una lingua parlata facile e che è anche gente che la parlano sono poco abbezzi a leggere e di ciò che fa è che la minorazione è spesso una minorazione in un mondo in edizione che fa è che un libro un po' mica circolare come un libro che è scritto in un'altra lingua anche se è un libro scritto in francese da un corso non è mica promesso a una bene che lo porta al concorso e spesso un libro in corso scritto in corso ha un più bello destino che quello scritto dalla stessa persona in francese. Non c'è mica, regola unica per questo. Allora, non vorrebbe mica rilanciare il discorso solo da parola a Gian Giuseppe perché a domanda e poi dopo vorrebbe concludere con un parere di quello che non c'è mica oggi ma che ci poteva essere, posto che le Domenico Antonio Geronimi, in dell'intervista che l'ha data a Jacopo Gioli, e che mi direbbe che è strano. È strano. No, intervista di 98, di Dondo, e che ci ha lasciato, penso, appena a bocca aperta, perché chi non l'abbiamo mica letta. L'abbiamo letta, ma non l'abbiamo mica ridenuta. Allora ripiglia Domenico Antonio allora. No, non voglio mica. Non voglio mica così squassare. No, prestuvata, sempre andando un discorso, per ripigliare un discorso. La traduzione della poesia è una grossa difficoltà perché si traduce prosa, si traduce una poesia di una lingua, di un'altra lingua, in la nostra, in francese. Si muta la poesia in prosa per definizione,
par definizione, o allora il traduttore è lo stesso poeta e ricrea un'altra poesia di Zoya. Ecco, no, questa era una cosa che non ci voleva quantunque a dire, perché a rima è una, dopo l'immagine, io un'immagine, ne potete rendere conto, un'immagine che fa, che dà un colpo, come diciamo, a potete traduce, ma è tutto ciò che lo, al limite ciò che lo si può fare, si perde tutto il resto, ma era un altro punto che sapete, che questo è un po' come, come cavallo vecchio di... Via mie battaglie vecchie, e quello di aggregazione in lingua corsa, massimo poetica, poetica, e chi die, piglia come strumento, come materia, come materiale, la sua materia scritta, e quella era una lingua vecchia, 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 antigogna, 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 e chi aveva il suo proprio, universo, le sue proprie immagini, che le rinunzi per non mica traduce, perché erano, non avevano mica evoluato di paro con l'altra retorica, le grandi lingue che si sono sempre barattate fra elle, invece che una lingua che è fermata, una lingua di paesani, casana, come lo diceva già Thierry, che non evolvete mai, che non si dicerà mai che le stesse cose, l'avevi scritto una volta in un articolo d'altronde abbastanza forte, dici, in questa lingua qui non si potrà mai dire una cosa nuova, perché in le forme vecchie non si può dire cose vecchie, boh, se ne può, sarebbe un tema di un'altra giornata di colloquio, ma questa lingua, che era un conservatorio, di forme di pensamento vecchie, 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 un po' non mica si è trasmesse a di già in sé. Dunque, la lingua di già era un materiale poetico da parello. E come la diretta parecchie volte, una volta che ne avremo sfruttato tutto su tesoro di immagine che la lingua ha già lasciato, dunque non manco bisogno di avere talento, è la lingua che ci porge, e se poesie che non siamo un ipoca aveva fatto, i tre quarti di un merito era quello della lingua e mica un nostro. Bon, una volta che le ho sfruttate, sapete, o prima che diceva Nerval, il primo che ha comparé una femme a una fleur était un génie, il secondo était un imbécile. Cioè, dico, una volta che ne avremmo sfruttato questa immagine che la lingua ci ha lasciato, ci vorrà a portarne nuove di nostro. Bene, dice, ci vorrà un talento, un sboccio di che succeduto a rigiro, anche Bonanove, poi anche tutti, poi anche Canta, anche lo sboccio, fa vedere che il talento c'è, anche pure una volta sfruttato il fondo vecchio, ci sono i talenti nuovi. E ne sono persuaso, non è mica per demagogia che arrivo, ne sono persuaso, ma c'è sta parte di fondo, di a lingua che non potrà mai essere trasmessa, né fatta conoscere la traduzione. O allora ci vorrà molta moglie, per una sbucata ci vorrà 15 infrasate di spiegazioni. È impossibile, è impossibile. Dunque, questa è una trasmissione che non si può mica fare. Non si può mica fare, e un vento vecchio. Ma anche sai che anche questa mossa che cominciano di tanti, che continua ad andare lottante, perché si continua già oggi, anche sai che c'è quantunque una risorsa, una vera, che ha fatto entrare la lingua corsa in un processo di creazione a Bart. E uso quello che difende le cose vecchie, ma è viva la Bartura, dico. Ecco. Il problema con Gianni Esepio è che non si è mai d'accordo con lui, ma ha tanta eloquenza e tanta forza, tanta rama di convincere che in un tal momento ci convince. E dunque ci vorrà tempo appena per potergli rispondere e criticare. Manderemo per la posta la risposta. Allora, io vi vorrei leggere la conclusione di dunque, studiamo e rispondi tra Jacopo Giori e Domenico Antonio Geronimi, dunque il 98, in due veramente uomo di Rigiero che aveva sempre proprio fatto, montato a guardia nantà a parola corsa e a parola corsa spudica, la più spudica possibile, ciò che lui dice alla fine dell'intervista, dice così, bon, vi rimando alla lettura di Nissem perché è assai istruttivo, ma alla fine dice così, dice Jacqui, che reste-t-il dans la production littéraire actuelle de votre projet initial? Donc, que reste-t-il dans la production de la fin des années 90 du
du projet initial de Rigir des années 70. Réponse de Géronime. Un certain nombre de gens qui écrivent aujourd'hui en Corse étaient dans l'équipe de Rigir. Ils prolongent notre démarche. Et je tiens par ailleurs à dire que nous n'avons pas encore mis le point final à notre entreprise. Rigir va en effet reparaître. Bon. Mais le moment est venu aujourd'hui de traduire du corse dans d'autres langues, de manière à ce que notre production soit soumise à l'appréciation des autres, mesurée à l'aune de la production littéraire dans d'autres langues. C'est pourquoi, dans les prochaines parutions de Rigir, nous nous proposons de traduire des textes corses dans différentes langues européennes officielles. Voilà. Je vous laisse méditer jusqu'à notre prochain rendez-vous. A ringraziarvi e alla prossima.